Ciao, benvenuti in un nuovo What I Eat in a Day. Vediamo insieme cosa mangio in un giorno. Partiamo dalla colazione. Ho preparato il mio solito caffè latte a cui ho abbinato dei biscotti. Questi li trovo da Eurospin, sono della Dolciando, si chiamano frollini con gocce di cioccolato e sono il più perfetto delle gocciole. Per pranzo ho deciso di preparare delle seppie con piselli e ceci, preparazione semplicissima, metto a soffriggere la cipolla, al quale poi aggiungo delle seppie surgelate, queste le trovo da Eurospin marca Ondina, poi aggiungo mezzo bicchiere di acqua e mezzo di vino rosso e lascio cuocere a fiamma alta per 15 minuti, trascorsi i quali aggiungo piselli surgelati, i ceci in scatola e lascio cuocere per 30 minuti. E voilà, questo è il risultato. Prima di cena mi preparo un infuso, questo è zenzero e limone della marca Lester House di Eurospin. Metto dell'acqua bollente in un bicchiere, lascio il filtro in infusione per 5 minuti e poi la bevo senza zuccherare. Ha un sapore molto speziato ed è veramente buona, ve la consiglio, provatela. Per cena ho preparato tre varianti di toast davvero sfiziosissime e semplicissime da preparare, che hanno come ingrediente principale pane di segale, avocado e salmone. Partiamo subito dal primo, fetta di pane di segale sul quale vado a spalmare del formaggio fresco, poi aggiungo delle fette di avocado e del salmone. Per il secondo toast parto già con la fetta di pane con il formaggio spalmato, al quale aggiungo il salmone, le fette di avocado e poi vado ad aggiungere dei pezzi di pomodoro che vado a condire con origano, olio e sale. Terzo ed ultimo toast, fetta di pane con formaggio, metto dell'avocado tagliato a pezzi, ci spremo sopra un po' di limone, poi aggiungo del salmone e per finire un uovo sodo. Condisco con olio e sale. E questo è il risultato finale, sono gustosissimi e semplicissimi da preparare. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi va iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14. Un bacione e buon appetito. Ciao!